Amici di Mister Academy, vicini e lontani, stasera abbiamo qualcuno di assolutamente straordinario, ma in realtà abbiamo sempre ospiti straordinari. Anche stasera, infatti, non ci vogliamo far mancare niente. Abbiamo niente po' di meno che Diego Allegri, ragazzi. Diego Allegri, con quale non ci vediamo da mesi e mesi e mesi, per questo veramente. benedettissimo, questa stranissima situazione che ci ha colpito tutti negli stinchi. Stasera però, Diego, io sono convinto che chi sta guardando questo video lo conosce benissimo per le sue perizie cartomagiche, per la sua straordinaria cultura, ma non tutti sanno, anche se poi in realtà è una mezza bugia, non tutti sanno che Diego è anche uno straordinario ipnotista, ipnotista che ha scritto qualche anno fa, adesso non ricordo quando, questo libretto, Suggestioni, che è una sorta di La vademecum per prefazione l'introduzione, no? E poi comunque ce ne parlerà più diffusamente, fino ad arrivare poi attraverso conferenze, seminari, cose di questo tipo, all'ultimo corso, un videocorso che ha realizzato col suo Talking Magic, che anche questo, diciamo, ci spiegherà un pochino più nel dettaglio. Però, vabbè, io voglio chiedere subito una cosa a Diegone internazionale, ovvero perché ipnosi? Cioè, come è iniziato il tuo cammino nell'ipnosi? Io e lui ne abbiamo già parlato, però voglio che vi racconti, ecco, Certo. come è stato il suo. Allora, come tanti prestigiatori, sono rimasto affascinato, no? Si rimane affascinati anche di arti legate che gravitano intorno alla prestigiazione, quindi l'escapologia, che non è vera e propria magia, l'arte di rubare, no? Il pickpocket, e tra queste anche l'ipnosi. Quindi già da Pickpocket, giovane addirittura. di cui tra l'altro sei grande esperto, perché anche di quella cosa lì, magari faremo un'altra puntatina sul pickpocket, Ah, volentieri. Sì. Esatto. perché poi avevi scritto anche delle note di conferenza. Comunque adesso non voglio andare off topic, e ti lascio campo libero per l'ipnosi. Ah, ci mancherebbe. Niente, quindi dicevo da ragazzino, no? Tra le varie passioni c'era anche quella dell'ipnosi, da non credente. E questo essere non credente mi ha accompagnato per tantissimi anni. Anche perché, appunto, all'epoca cosa vedevi? Lucas Casella in televisione, girava tanto le piazze Salamini, che per quanto bravi, straordinari, bravissimi, però essendo molto trash, diciamo quello che facevano fare alla gente era pesantemente trash, erano sempre accompagnati da miscredenza, no? Da scetticismo, e io in primis, per carità di Dio. Quindi all'epoca comprai qualche libro, sicuramente acquisti sbagliati, no? Dati dal non sapere, da non essere guidato da nessuno. Quindi ho iniziato a prendere la collana dell'Astrolabio dedicata all'ipnosi, i primi testi di Erickson, Milton Erickson e via dicendo, che sono testi comunque di ipnoterapia anche abbastanza ostici e pesanti, soprattutto per un ragazzino. E nessuno di questi testi poi, tra l'altro, affrontava l'induzione soprattutto, a parte il fenomeno ipnosi in sé, ma le induzioni in maniera pragmatica, pratica. Quindi ho provato due cose, non hanno funzionato. Quello che vedevo, secondo me, non era vero e ho accantonato l'interesse. Certo, Anche se ogni tanto, sai, quanti anni dimmi, avevi, Diego, quando hai sai, preso? intorno ai 14, Quindi tu a diciamo. 14 anni ti sei imbarcato nella lettura di testi di Erickson e cose di questo tipo. Cioè, Lasciamo, sì, lasciamo mamma perdere. mia. Nel corso degli anni, poi non so se si vede, li ho presi tutti. Adesso non so se si vede. Sì, ecco, i classici Quelli gialli famosi, dell'Astrolabio. più di qua ce ne sono. No, no, no. Cioè, quindi sì, ma come dicevo prima, non sono serviti granché dal punto di vista del messa in pratica dell'ipnosi, Certo. delle induzioni, no? Perché poi ho scoperto, andando avanti, poi spiego come ci sono arrivato, che in realtà chi fa ipnosi sa perfettamente che l'induzione pratica è forse la cosa meno importante in assoluto, no? Il problema è che invece per chi inizia a fare ipnosi, l'induzione sembra l'ostacolo
maggiore da superare. E quindi chi scrive i libri non si sofferma più di tanto, non spiega questa cosa, e chi li legge si trova da più scherzato, no? Certo. Comunque dicevo, cosa è successo? Che praticamente da non credente, amplificato dal fatto di non capire, di non riuscire a mettere in pratica, chiamiamoli gli insegnamenti di Erickson, Rossi e tutti quelli che hanno scritto i libri per Bandler e via dicendo, abbandono dal punto di vista dello studio pesante e pratico, diciamo, l'ipnosi. Anche se ogni tanto, sai, se al mercatino, sulla bancarella, trovi il libro a 4.000 lire sull'ipnosi, comunque lo compri ancora e lo compravo ancora, no? Però non ho proprio accantonato l'idea di diventare un praticante. E questo per tantissimi anni. Mi sono dedicato anima e corpo alla prestigiazione e avevo ormai accantonato e anche quasi dimenticato quest'arte. Se non che tempo fa, qualche anno fa, durante uno spettacolo, tra i vari artisti c'era un ipnotista, e quindi ho avuto occasione di vedere dal vivo e toccare con mano che non si era messo d'accordo con nessuno e non avrebbe potuto avere bene o male compari nel pubblico, perché era una convention, era una situazione aziendale, no? Certo. Quindi, diciamo, porte chiuse, era gente dell'azienda, a meno che conoscesse qualcuno dell'azienda, ma era molto improbabile. Bene o male l'ho tampinato per vedere che non si mettesse d'accordo con nessuno, questo non lo fece. Poi fece lo spettacolo, ottenne i fenomeni, e a quel punto non dico di essere diventato credente all'istante, ma ho rimesso un po' in discussione le mie convinzioni dell'epoca. Poi ho visto anche all'opera Riccardo Negroni, un po' fa, che mi ha già conoscevo, in realtà già avevo, ma lui mi parlò di Anthony Jaquin, che all'epoca aveva fatto The Manchurian Approach, no? Questi DVD per i maghi e i mentalisti. Lo avevo, ma non l'ho mai guardato. Però lui mi disse, guarda, sono interessanti, soprattutto dal punto di vista dello spettacolo, e da lì ho riniziato. Quindi leggendo lui, le cose erano spiegate, messe in pratica diversamente da quanto veniva spiegato nei libri di Erickson, e sono diventato poi alla fine un credente. Certo. Questa è molto velocemente la storia, no? Ok, quindi insomma questa è stata un po' la cosa che ti ha fatto, come dire, passare al mondo dei credenti. Esatto, sì, diciamo, toccare con mano la veridicità o meno, perché poi più impari, più capisci, certo, del fenomeno. Comunque non ero più quello che diceva no, è tutto finto, no, non ci credo. Io tra l'altro sono stato ipnotizzato da te, un paio di volte, la prima, ma boh, non lo so, quella è la seconda, invece anche con delle amnesie, bello, molto piacevole. E diciamo che vabbè, anch'io mi interesso di ipnosi, ovviamente non... Certo. Non sono ovviamente ai tuoi livelli né dal punto di vista culturale né dal punto di vista, voglio dire, tecnico, però è di sicuro molto affascinante. Prima di addentrarci magari anche nel consigliare dei libri o dei lavori a chi magari sta guardando questo video, ti volevo chiedere una cosa, visto che comunque il tuo core business è quello di prestigiatore, no? Quindi certo. Diciamo che quello è... più di ogni altra cosa, quanto l'ipnosi o quanto le conoscenze dal punto di vista ipnotico ti possono aver aiutato o meno nell'ambito anche della prestigiazione, partendo dal fatto che comunque no, la parola ha un grandissimo potere, noi prestigiatori utilizziamo gli script e quindi insomma qualche collegamento, certo, ci può essere, no? Ma ti dico la verità, cioè il concetto è che tante cose che oggi chiamerei ipnosi in realtà già le usavo facendo il prestigiatore, no? Magari venivano chiamate in altri modi, arrivavano da altre fonti o da altre arti, ma in realtà ti rendi conto che è una frase anche abbastanza fatta, però è vero che tutto è ipnosi, no? Certo. Perché cioè, grazie all'ipnosi o anche all'autoipnosi e anche inconsapevole, noi sappiamo che viviamo una realtà per ognuno personale diversa dagli altri, molto probabilmente. Già quella è una magia, voglio dire. Certo. Ma può essere anche mistificazione, no?
è tutto, 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 le nostre, i nostri processi mentali, le nostre a volte anche chiusure mentali, possono sempre essere ricondotte all'ipnosi. È vero l'uso della parola e via dicendo, però è proprio, secondo me, cioè, l'ipnosi alla fine della fiera come posso dire, sono state date tante definizioni all'ipnosi, no? Però ogni qualvolta noi ci chiudiamo in una, perché molto spesso si dice, sai, una concentrazione sviluppata su una cosa, ok, quello è un discorso, però ogni volta che ci chiudiamo in delle credenze al punto da farle diventare vere, anche se per gli altri sono palesemente false o non proprio così, quelli più grossi, no? Ed è quello che noi facciamo quotidianamente in quanto prestigiatori. Certo, certo. Quindi, comunque, diciamo che dal tuo punto di vista i due mondi devono per forza coesistere, no? In qualche modo. Ripeto, a volte arrivano da altre parti, da altre scuole o da altre arti, ma poi tutto fa parte della trama dello stesso tessuto, no? C'è l'importanza della parola, noi sappiamo, in ipnosi è importante, secondo me non al 100%, ma quello che si dice è importante, come lo si dice è abbastanza importante. Certo. Lo si applica certo. Di magia. Certo. La stessa certo. Cosa la possiamo dire in 40 modi diversi, scegliere quello più efficace, no? Certo. Certo, cioè più suggestivo, poi, ecco, se così volessimo. Esatto, poi dall'ipnosi, anche se non tutti lo fanno, impari a essere abbastanza scarno e, come dicono gli americani, straight to the point. Sì, tu magari ripeti a cantilena, ma quattro concetti. Certo, dormi, ti rilassi, certo. Respira. Il famosissimo Lessie Moore. Esatto. Invece sappiamo che in magia molti prestigiatori usano 7 frasi per spiegare un concetto che potrò spiegare con mezza. Quindi, che sì. È verissimo, no? Quindi una delle altre cose che impari dall'ipnosi è asciugare. Certo. Che poi sembra paradossale, perché, ripeto, un'induzione può durare anche tanto e continua a dire le stesse cose a cantilena, ma il concetto è quello. Cioè, certo. Allora, Diegone, tralasciando un attimo i tuoi lavori di cui parleremo tra poco, se qualcuno si volesse, magari sta guardando sto video, visto che sul mio canale comunque ci sono anche un sacco di ragazzi che stanno iniziando con varie discipline diverse, volesse avvicinarsi al mondo dell'ipnosi e tu dovessi consigliar loro che so, sia libri, corsi, videocorsi, qualsiasi cosa, come suggeriresti a questi novizi di avvicinarsi a questo affascinante è un po' misterioso mondo? Ma allora, sicuramente, come ho accennato vagamente prima, l'ostacolo più grande, la cosa più importante che chi si avvicina da neofita all'ipnosi sembra di dover imparare sono le induzioni, no? Cioè come portare il soggetto in uno stato ipnotico, che è lo stesso percorso che ho fatto io. Poi si scopre che in realtà inizia a ipnotizzarlo prima ancora di iniziare l'induzione vera e propria. Certo, però questo certo. È già una cosa che capisci da più esperto. Certo. Quindi io consiglierei sicuramente non tanto The Manchurian Approach, ma Trilby, Trilby Connection mi sembra, di Anthony Jaquin, che sono, adesso non mi ricordo se 2/4 DVD, sembra a 3, se non ricordo male. Guarda, non mi ricordo. Mi ricordo nemmeno anch'io, però sì. Facciamo un gruppo di DVD. Certo. Perché quello è molto interessante, perché lui prende questa ragazza che non ha mai fatto niente di ipnosi e la accompagna per mano, no, in un percorso di, diciamo, da 0 a 50, con tutti gli errori, le correzioni in studio, quindi per me è molto molto certo. Utile e interessante. Dovessi parlare di libri, ripeto, a me quello che ha aperto la testa e secondo me ha cambiato totalmente il mio modo di vedere e di fare ipnosi, l'ho detto anche altre volte, Dave Hellman, che in realtà ha scritto un libro solo, in realtà ce l'ho, te lo faccio vedere. Ipnoterapy. Quello verde, eccolo lì. Ok. In realtà
queste sono ristampe, la prima edizione era Findings in Hypnosis, che spaventa, ma in realtà sappiamo che metà libro, la prima metà è interessante, il resto sono casi clinici, quindi non è che a chi impari, però ripeto, lui veramente mi ha cambiato la vita. Bellissimo, bellissimo nella parte iniziale, se non ricordo, quando racconta dello sciroppo che dava ai figli, lo sciroppo magico. Esatto, no? Quello per... esatto. Molto... Quindi questo creare una suggestione, perché poi esatto, sappiamo che l'ipnosi è suggestione, ma te la crei da sola la suggestione. Un'altra che racconta Bella, lui diceva ai dottori di fare questa prova quando incontravano un'infermiera nella corsia, di non dire nulla, ma solo di guardare il suo vestito in maniera strana, no? È tutto bene oggi? Sì, guardando il vestito, questa ti chiede cosa c'è, ma cosa c'è, dottore? Che no, niente, però funziona, no, niente. Dice, sicuramente lei tutto il giorno si guarderà convinta che ci sia qualcosa che non va, in realtà non c'è nulla che non va, no? Esatto. Infatti ricordiamo, però, tra l'altro, perché magari qualcuno che ci sta seguendo non lo sa, che Dave Hellman comunque era uno speaker radiofonico che poi si è ritrovato a andare come docente a spiegare l'ipnosi a, diciamo, la classe medica, ecco, detto proprio in super. Sì, tra l'altro molto avanti con l'età, diciamo lui fino a 46-47 anni è stato uno speaker di successo, tra l'altro. Poi lui faceva un programma, non dico tipo la corrida, era una cosa un po' più in radio, un po' più seria, dove invitava, è tipo il Got Talent, no? Invitava gente normale, nel senso che nella vita facevano dei lavori, tra virgolette, normali, intesi, non artistici, certo, ma che avessero delle qualità. E certo, forse la prima, addirittura la prima puntata, una delle prime, invita un ipnotizzatore, che ha un successo straordinario, sua moglie gli fa notare che in realtà l'ha aiutato lui a ridurre i tempi, bla bla bla, lì cambia completamente vita, abbandona la professione di speaker e si butta anima e corpo a insegnare l'ipnosi solo a medici, dottori e dentisti. E lui non era abilitato, non era un dottore nulla, certo, però all'epoca è quello che ha insegnato a più medici e dentisti in America. Quindi è una storia, se ci pensate, è veramente, veramente, veramente una storia pazzesca. Allora, uno degli altri testi, e poi dopo passiamo anche ai tuoi prodotti che sono di assoluto valore, vorrei appunto che questo video li pubblicizzasse per bene, perché lo decido io. Diego non mi ha corrotto, non mi ha detto niente, sono io che gli sto correndo dietro da un mese per fare questa intervista. Un altro libro di cui si parla spesso è Reality Splastic di Jaquin. Reality Splastic di sempre Jaquin. Che io personalmente consiglio spesso e che ritengo comunque essere un buon lavoro, però magari, che ne so, dal tuo punto di vista non è così. No, assolutamente. Scusa se ti do le spalle. Vai, tranquillo. Cercando. Vai, tranquillo. Sto cercando, non so dove l'ho infilato. Vabbè, salterà fuori. Vabbè, quel muro comunque che stiamo vedendo, cos'è? Tutto ipnosi? Questa colonna è tutta ipnosi. Ecco, e io vi garantisco che Diego se li è studiati quei libri, perché lui è così, veramente. Ma sì, più che altro ci sono testi che non consiglierei mai se non ai malati. Certo. Cioè, tipo... che ne so, il Castiglia, ve lo faccio vedere giusto per darvi un'idea della follia. Vai. Faccelo vedere, che non lo conosco nemmeno io questo, Trattato di ipnosi. Ah, ragazzi, no. Io ho detto prettamente medico, se parliamo di, non lo trovate a meno di 180 euro. Ecco, sì. Per dire, no? Ecco, diciamo questo. Cioè, per farvi un'infarinatura che non costa tantissimo, a tutti consiglio sempre Perussia. Vabbè, Perussia, sì. Poi vabbè, c'è Granone. Granone, altro testo mitico. No, dicevo, aspetta. Eccolo qua. Voilà. Eccolo lì. Sì, sì. Ovviamente fu stampato perché avevo il PDF, no? Vendeva il PDF, sì. C'era anche in italiano da parte. In italiano, tra l'altro,
Questa è la versione tradotta, diciamo la seconda traduzione, che è quella consigliabile, no? Perché ce n'era una vecchia. Sì, perché mi sembra che sia stato tradotto come l'ipnotista, mm-hmm. ma non era granché come traduzione. Sì. Poi invece J. DiBiase, più altri, adesso mi sfugge il nome, perdonatemi, l'hanno tradotto anche da un punto di vista proprio di certo. Certo, no? Ed è molto buono, è disponibile in PDF. Per chiudere questo blocco, se posso, io consiglio di solito sempre una trilogia, bene o male, e consiglio i libri per imparare, per approfondire la conoscenza è un discorso, per imparare a ipnotizzare è un altro discorso. Quindi ipnosi da spettacolo, ovviamente, anche se ci metto dentro Hellman. Mm-hmm. Gli altri due che consiglio sempre sono dei classici, eh? La New Enciclopedia. Vabbè, Ormond McGill, eccetera. Questo è straordinario. Alcuni lo reputano un po' datato, io non sono assolutamente d'accordo con questa cosa. Neanch'io. C'è come dire che Vernon in magia fosse datato, cioè esatto. Sì, magari lo stile, magari certe cose... Certo. Oggi sarebbe un po' difficile metterle in atto, ma parliamo di un libro di, credo, 600-700 pagine, no, sì. 500, 600 pagine. 600 pagine. Puoi non trovare del materiale, no, è più interessante perché lui racconta, nella seconda parte del libro, racconta gli spettacoli, faceva Stenion con la magia, racconta Holden, gli spettacoli degli ipnotisti famosi dell'epoca, no? Quindi dà una marea di fantastico, idee. Fantastico. Ma proprio perché da certi è considerato un po' datato, il terzo libro che io di solito consiglio è una versione moderna, in un certo senso, di quello di McGill, che è la Ronning, la guida di Ronning Stage Hypnosis. Questo è un libro molto, molto valido. È un libro, diciamo, di un americano, di quelli che si vendono fino all'esasperazione. Quindi nel libro molto spesso è io, andate a vedere i miei video, però secondo me i contenuti sono molto, certo, molto buoni. Certo. Molto buoni. Diciamo, i primi due, per chiudere il concetto, i primi due molto interessanti per imparare fisicamente a ipnotizzare. Io partirei da Hellman. Mi leggerei McGill, una volta fatto presa un po' di sicurezza, andrei a vedere anche le illusioni su reality, le induzioni su reality plastic, sicuramente. Invece il Ronning è più legato a come costruire uno spettacolo moderno, come vendersi, c'è tutto l'altro aspetto fondamentale, certo, se uno mai decidesse di farla diventare una professione. Certo, tra l'altro io qualche mese fa ti ho visto all'Opera in quello che è stato il tuo unico spettacolo di ipnosi, certo. Novare, che è stata una splendida sorpresa per me, perché al di là del fatto che a me piace tantissimo lo spettacolo di ipnosi fatto bene, tu di sicuro l'hai fatto bene pur non essendo molto soddisfatto, ricordo quella sera che avevi le tue cose, perché sei un perfezionista, ma è stato bellissimo assistere a quello spettacolo. E secondo te perché, l'ho fatta un po' anche ad altri amici che sono appassionati come Davide Calabrese ed altri, secondo te perché quel tipo di spettacolo in Italia non si vede e o barra non funziona? Guarda, ti dico la verità, perché non avendo mai avuto più di tanto l'intenzione di spingere in quel mercato, non ho fatto un'analisi approfondita delle motivazioni, no? Però distinto mi verrebbe da dire che la struttura classica dello spettacolo di ipnosi forse... Uno, è un po' troppo lenta per quello che siamo ormai abituati a vedere come ritmi di spettacolo. Certo. Due, in Italia purtroppo appunto è stato un po'... si tende a considerarlo uno spettacolo di serie B proprio a, tra virgolette, colpa a causa di un giocatella piuttosto che un Salamini. Certo. Ti ripeto, secondo me sono straordinari, quello che fanno è straordinario, no? Certo. Sono stati relegati un po', come dicevo prima, al kitsch, a
uno spettacolo di serie B e di conseguenza cioè in Italia, a differenza dall'America, per esempio, nell'immaginario collettivo l'ipnosi è ancora essere ciarlatani e via dicendo, e per chi ci crede o meno comunque far fare il cane, far fare la gallina e via dicendo. Certo, e secondo certo. me non funziona tanto uno spettacolo del genere perché manca una figura, anche solo uno che ci crede e si impegni anima e corpo a portare l'ipnosi 2.0 a un pubblico italiano. Certo. E sappiamo richiedere sudore, fatica, soldi, cioè ci vorrebbe un frontman abbia però questa volontà a portare, è un po' come la prestigiazione, non voglio parlare di prestigiazione, però c'è un parallelo, no? In Italia oggi la prestigiazione non è più vista così tanto bene, perché? Perché manca una figura leader televisiva, famosa, che porti la prestigiazione, non solo se stesso, come è giusto che sia, ma anche la prestigiazione. Lo stesso è con l'ipnosi, secondo me. È molto profondo quello che hai detto. Sembra veramente la classica frase semplicissima, ma è molto profonda e vera la cosa che hai detto, perché quando si comunque portano in scena delle arti così antiche, così nobili dal mio punto di vista, come può essere la prestigiazione piuttosto che l'ipnosi, tante volte il performer si dimentica, no, tra virgolette, che comunque sulle spalle ha anche un'eredità proprio di secoli di arte, di performance di tantissimi artisti che sono venuti prima di lui, ecco. Quindi sì, in effetti è vero, probabilmente manca proprio questo, cioè il fatto qualcuno sì, ti ripeto, l'ho visto più con la magia, perché ripeto, l'abbiamo detto prima, è il mio core business, lo seguo di più e tutto, però nelle epoche ci sono sempre state tre o quattro figure a livello mediatico forti che portavano però in scena l'arte, certo, che praticavano oltre a se stessi, no? Certo. Invece oggi c'è molta vendita di se stessi, del personaggio, come giusto che sia, ma viene un po' calpestata l'arte che pratichiamo, secondo me. Certo, l'arte che si rappresenta, certo. Esatto. Lo dicevo, penso che uno dei motivi, dei problemi, sia appunto questo. Perché tu c'eri, l'abbiamo visto con tutti i problemi, che era il primo e unico spettacolo che io ho fatto e molto probabilmente farò di ipnosi, cioè il pubblico comunque è stato catturato, cioè era interessato. Assolutamente, allora c'è da dire anche che comunque tu sei un po' un animale da palcoscenico, nel senso che comunque non siamo, e non lo dico perché ti voglio bene, perché siamo amici, ma quella sera comunque c'era sul palco un performer brillante, un performer che non aveva paura di, tra virgolette, sporcarsi le mani facendo battute, comunque risultando divertente, e allo stesso tempo però è stato costruito un qualcosa di terribilmente semplice, ma molto molto efficace, ecco, quello che avevo. E quindi è naturale chiedersi come mai una cosa di questo tipo non magari funzioni come uno penserebbe. Ti dico la verità, adesso non vorrei venire mal interpretato, però un altro problema secondo me è che manca veramente anche solo un performer forte in grado di sostenere uno spettacolo di ipnosi. Perché parlando, dicevi, l'hai nominato prima, parlando con Davide Calabrese, cioè così chiacchierando al volo, cioè a me è venuto in mente un parallelo molto forte, non ci avevo pensato prima, con appunto l'arte del pickpocket, no? Cioè qual è il problema? Che se io decido di fare uno spettacolo di ipnosi moderno, per moderno si intende quasi sempre senza compari. Certo. Io ogni sera lo spettacolo è un rischio che venga fuori una cosa incredibile, fighissima, indimenticabile, ma anche il rischio che venga fuori qualcosa da dimenticare. Perché certo, buona parte dello spettacolo è messo in mano al pubblico, ovviamente. Quindi già avere, passatemi il termine, le palle di mettersi in gioco senza rete non è da tutti. In più farlo diventare un lavoro e quindi ogni giorno decidere, perché dicevo è come il pickpocket, perché il pickpocket, se io lo faccio senza compari,
I furti e tutto quello che ruota intorno dipende molto dagli spettatori, ovviamente. Certo. Ma neanche come sono vestiti e cosa hanno addosso da poter essere rubato, ma proprio le loro reazioni. E se io non sono forte, non sono in grado di reagire e gestire determinate situazioni, no? Certo. Quindi forse, ma non lo dico in maniera denigratoria, è proprio un pensiero così, forse manca anche una figura artisticamente, professionalmente forte che abbia, ripeto, le palle di mettersi in gioco in questo senso. Certo, certo, certo. E oggi sì, in effetti, in uno scenario come quello che stiamo vivendo, insomma, anche andare ad investire tempo, denaro, fatica, immagine, eccetera, cioè su una cosa di questo tipo, in effetti posso capire che sia magari sì, è comprensibile, discutibile. Comunque, al di là di questa cosa che mi incuriosiva il tuo punto di vista al proposito, volevo tornare un attimo sui tuoi prodotti ipnosi, perché io personalmente ritengo che Suggestioni, che è il primo libretto che tu hai scritto sull'ipnosi. No, con l'introduzione di Matteo Filippini. Attenzione, attenzione, incredibile. Che è l'unica nota negativa del tutto, perché poi assolutamente. Libro di qualità. No, è veramente, secondo me, un bel inizio, ma non perché qua abbiamo una bella introduzione, non perché qua abbiamo Diego, ma perché comunque appunto il sottotitolo è Le basi per imparare l'arte dell'ipnosi. Fondamentalmente questo, e adesso lasciamo la parola a Diego, è un'introduzione anche nel senso che comunque si parla per lo più di quelli che sono definiti i famosi stunt test preipnotici, e quindi qualcosa che, se così vogliamo dire, non è vera e propria ipnosi, ma per chi volesse addentrarsi in questo mondo, dal mio punto di vista, è una figata, può essere una figata. Oltretutto inizia anche proprio con il dove e come studiare, perché studiare ipnosi, quindi breve storia dell'ipnosi, fondamentali per diventare ipnotista, eccetera, eccetera, quindi vi fornisce proprio delle basi. Che poi in realtà questo avrebbe dovuto essere, come dire, una sorta di introduzione a un libro che poi... Sì, poi per diversi problemi non si è concretizzato. Però è diventato un corso, un video corso. Allora, no? Il libro è stato un po' traslato nel video corso, poi ne parliamo magari dopo, adesso volevo parlare un po' di suggestioni. Vai. E uscirà comunque più avanti un altro pamphlet, non un libro, un po' più grande, in cui verranno affrontati altri argomenti, ma non voglio spoilerare ancora nulla. Figata, figata. Una volta, figata. Ma non per caramanzia, perché più di una volta abbiamo detto uscirà questo come libro, poi ci sono stati mille problemi, quindi preferisco non dire ancora nulla, no? Assolutamente, anche, assolutamente. Guarda, scusa solo un secondo, guarda se ce l'ho qua sotto mano anch'io, perché la memoria inizia da abbandonare. Come ti capisco? Eccolo qua. Eccolo. Diciamo che Suggestioni, più che altro, è nato come... Cioè, grazie o per colpa di quello che ho detto prima. Cioè, mi sono avvicinato all'ipnosi, ho ricreduto nell'ipnosi, ma ho dovuto un po' prendere a destra e a sinistra e concentrare le informazioni pratiche e utili per capire come ipnotizzare, no? Certo. E, bene o male, lo leggo perché, come si dice, almeno è giusto, lo dico giusto. Vai, tranquillo. Condensato... secondo me, in una frase, quello che è importantissimo sapere fare per poter ipnotizzare fisicamente le persone, ok? E lo leggo, velocissimo. Per far sì che il processo di induzione di una trance risulti il più facile possibile, bisogna fare in modo che gli spettatori entrino, e qua iniziamo, una cosa importante, in uno stato mentale di un certo tipo, per ottenere il quale abbiamo bisogno di credibilità. La credibilità la raggiungeremo con la competenza e la competenza la dimostreremo con la nostra conoscenza dell'argomento ed esibendo dei fenomeni ipnotici. Ok? Quindi, stato mentale dato dalla credibilità, credibilità data dalla competenza, la competenza parlando con cognizione di causa dell'argomento e dimostrando fenomeni ipnotici. E qua entra Suggestioni. Cioè,
nella parte dimostriamo fenomeni ipnotici. Non devono essere veri o finti, devono solo essere letti come veri. Quindi suggestioni entra proprio qua, a gamba tesa, e ho spulciato una marea di libri, di ipnosi, di prestigiazione, di magia col corpo e via dicendo, e ho condensato degli esperimenti, bene o male, tutti di pseudo, come si dice in gergo, ipnosi, cioè che sono... vengono presentati appunto con una presentazione che parla di ipnosi, di suggestione, ma l'effetto lo ottengono sempre. Quindi si basano molto spesso sulla fisiologia del corpo, ma funzionano sempre. E certo. Questo perché? Perché meno male il meccanismo di induzione è ti faccio vivere un fenomeno, a quel fenomeno ci attacco un'induzione verbale perché tu hai vissuto il fenomeno e lo reputi tu spettatore come un fenomeno vero di ipnosi, inizia a diventare un credente. È molto easy, lo so, ma è così. È così perché, guarda, io stesso, come dicevo prima, che sono ovviamente un ipnotista molto meno esperto del nostro Diego, tante volte mi sono servito proprio di questi stunt pseudo-ipnotici proprio per portare poi in ipnosi delle persone. Tra l'altro il libretto poi è corredato da fotografie piuttosto chiare. Alla fine, altra cosa importante, c'è una breve bibliografia essenziale, che poi in realtà breve non è, perché ci sono comunque tanti testi divisi per argomento. Ad esempio si parla anche del pendolino, si parla appunto degli hypno-effect, quindi di quanto ha appena detto Diego, quindi di questi stunt pseudo-ipnotici, stage hypnosis e classici in ambito clinico. È veramente un lavoro che vi consiglio e in descrizione poi troverete di sicuro il link. Ma Diego, appunto, come abbiamo già accennato varie volte in questo video, non si è fermato qua, a parte il fatto che comunque ha fatto decine e decine e decine di conferenze in cui ha portato in tutta Italia l'ipnosi, ha ipnotizzato centinaia di persone, ma poi su Talking Magic è disponibile anche questo, poi metteremo un link in descrizione, un videocorso completo ed esclusivo completamente dedicato all'ipnosi da scena. Ci vuoi raccontare un attimo qualcosa di questo corso, Diegone? Sì, allora, praticamente cosa succede? Che l'intenzione di quest'anno sarebbe stata, dal punto di vista commerciale, fare un altro tour legato all'ipnosi, in cui avremo approfondito determinati argomenti, soprattutto appunto l'ipnosi da spettacolo e eventuali induzioni rapide e istantanee. Con tutto quello che è successo, questa cosa si è fermata, via dicendo, e questo videocorso sarebbe stato un po' per i prestigiatori, le note di conferenza, no? Per i prestigiatori, in realtà, per chi avrebbe partecipato a questo tour. Il tour si è fermato, ma il videocorso ormai era stato registrato, e perché non metterlo a disposizione? E il videocorso non è altro che un accompagnamento dall'inizio alla fine, alla messa in scena, appunto da lì speriamo che esca qualcuno che abbiamo detto prima mancava come figura, alla messa in scena di uno spettacolo, è ben chiaro e ben sottolineato nel corso, di uno spettacolo di ipnosi da palco. Cioè non esclusivamente da spettacolo, ma da palco. Perché? Perché con Jacqueline e altri è anche nata un po', è nato il discorso della street hypnosis, no? Certo. Ma cambiano un po' delle cose, cambia anche il linguaggio e la grammatica, perché spesso nella street hypnosis si usano induzioni molto rapide, si ipnotizza una o due persone, finita lì, in scena magari l'induzione è un po' più lunga, ma serve a ipnotizzare il maggior numero di persone possibili in contemporanea. Quindi certo, cambia appunto la grammatica. E il corso è stato pensato e realizzato appunto immaginando di avere davanti persone che non sapessero nulla, per niente, di ipnosi. Quindi vengono prese veramente per mano e accompagnate attraverso un percorso che insegni le basi dell'ipnosi, insegni un'induzione, neanche fare apposta quella di Hellman, che da molti è considerata la più efficace, no? Come percentuale di gente
che cade sotto l'effetto ipnotico, anche di gruppo, e poi vengono spiegate varie messe in scena, proprio l'aspetto artistico professionale della messa in scena di uno spettacolo, no? Figata, figata. Quindi come creare una scaletta, come creare una struttura. Non ci siamo fermati qui. Una volta che il corso è stato comprato da X persone, le abbiamo sentite tutte, tutte, fidatevi, e abbiamo chiesto secondo loro cosa mancava o cosa poteva essere approfondito. Certo. Approfondito nel corso, quindi abbiamo girato un extended version, chiamiamola così, che va a integrare il corso, e per chi l'ha già sarà una cosa gratis entro una certa data che io non mi ricordo perché non seguo assolutamente l'aspetto commerciale. Rimarrà lo stesso prezzo del corso, poi salirà un po' di prezzo, vabbè, ma non, certo, certo. Non è quello l'importante, però traduce, cioè, riducendo, facendo il riassunto del corso, è come The Tribe Connection prende una ragazza e le insegna la street hypnosis. Certo. Qua non prendo idealmente una persona, ci sono soggetti, tra l'altro come è stato nello spettacolo di ipnosi, qui è, cioè io volutamente ho preso due assistenti, chiamiamoli così, che mi hanno aiutato con le induzioni, uno già ipnotizzato e la ragazza no, è anche abbastanza non credente. Cioè, non mi sarebbe interessato se qualcosa funzionava o no. Cioè, certo, una cosa certo. Che ho voluto, proprio insistito, è che ci fosse dell'onestà di fondo sempre. Figata. Perché è giusto, no? Per me è corretto anche eticamente. E se tu ti ricordi, magari non ti ricordi, anche nello spettacolo, prima di iniziare ho detto, mi raccomando, non fate finta. Sì. Infatti poi ci sono state delle cose che hanno funzionato alla grande, altre che magari sono state un attimino più... Assolutamente. Un po' più blande. Anche uno che a un certo punto, se ti ricordi, ha detto no, a me non funziona, torna pure al posto. Cioè sì, non è un problema. Ma fantastico. Io penso che, sinceramente, dal mio punto di vista, fa parte della spettacolarità della cosa e della credibilità. Cioè aumenta la credibilità, Cristo, ma allora c'è qualcosa. Esatto, c'è. Molti mi hanno detto, Madonna, che coraggio hai avuto a dire una cosa del genere. In realtà è l'esatto contrario, cioè la suggestione incredibile. Perché se io ti dico una cosa del genere, il tuo cervello inizia a lavorare e dice, caspita, se ha detto una cosa del genere vuol dire che le cose funzionano. Esatto. Se no non l'avrebbe detto mai. Altrimenti quindi inizia sarebbe, già, no? Sarebbe una strada in discesa. E via dicendo. Figata, figata. E quindi niente, tutte queste cose vengono spiegate nel corso, e poi vabbè nell'extended ho parlato un po' di più e parlo un attimino anche delle cose che è stato difficile trovare, quelle che hanno sempre un po' terrorizzato chi faceva ipnosi da spettacolo, che sono le due bestie nere, di solito sono abreazione e coma ipnotico, no? Abreazione cosa vuol dire? Che una persona torna a vivere come se fosse veramente lì in quel momento, non è un ricordo, è una reminiscenza, è una regressione, un fenomeno traumatico, e quindi reagisce in maniera inaspettata in scena, piange a dirotto, urla, grida, e quindi è una cosa che spaventa molto. Come gestire quella situazione e come gestire il coma ipnotico, che è un'altra cosa che spaventa molto gli inesperti, perché può capitare che qualcuno non si svegli più, quindi voi finisce tutto bello, 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 chiedete alla persona di svegliarsi e questa rimane ipnotizzata. Quindi c'è il rischio che la gente che assiste si spaventi, no? Certo. Quindi viene un po' spiegato come svegliare e come tranquillizzare le persone. Diciamo, è un aspetto da performer a quest'arte. È stato girato da un performer per chi vuole fare il performer. Perché già qui, per sua stessa missione, non è un performer. È un formatore, il padre cura con l'ipnosi, ma non è un vero e proprio performer. Lui ha dato delle armi che ha lasciato poi agli utenti dei suoi video, dei suoi corsi, ha lasciato a loro l'onere di metterli in pratica. Certo. Io diciamo ho un po' più agevolato la strada perché arrivo comunque dal performare.
Certo. non per forza di piloti, ma ci ho messo un po' di know-how anche da performer. Questo Certo. secondo me è un po' il valore aggiunto, no? Del Quindi è corso. una strada spianata, voglio dire, proprio per chiunque voglia imbarcarsi in questa avventura stimolante, eventualmente di costruire anche semplicemente una parte di uno spettacolo più completo, magari dedicata all'ipnosi. E poi, Esatto, infatti un consiglio. nonostante tu abbia fatto, scusami, Diego, il distinguo tra street ipnosi, sepalco e evidentemente a ragion veduta, nel senso che appunto ci sono due linguaggi, due grammatiche, delle dinamiche completamente diverse, ritengo che comunque questo corso possa essere anche indicato per chi magari vuole semplicemente fare dell'ipnosi anche, chiamiamola, dimostrativa, quindi voglio dire, in una situazione. Assolutamente. Io intendo, cioè secondo me c'è tanta differenza nel momento in cui io propongo uno spettacolo di ipnosi, punto. Se Certo. invece adottiamo la struttura come si usava anni fa, no? Dove l'artista in realtà aveva diversi blocchi e diverse specializzazioni, quindi facevo il prestigiatore, facevo il mentalista e facevo l'ipnotizzatore Certo. nello spettacolo. Certo. Allora certe dinamiche diventano da street, perché cosa vuol dire? Che io chiamo, invece di chiamare più persone possibili, 20 persone, ne chiamo due, faccio una pseudo lettura del pensiero, per esempio, e poi li ipnotizzo. Quindi la dinamica, le procedure sono molto più affini alla street hypnosis, che poi sono nomi, cioè come sempre, l'ipnosi è Certo. ipnosi, ma solo dal punto di vista estetico della messa in scena dello spettacolo, solo lì ci sono differenze. Certo. Infatti, come qua c'è un'altra cosa che si ricollega al pickpocket, come nel pickpocket il consiglio è di non mettere da un giorno all'altro in piedi lo spettacolo. Molto spesso chi acquista il corso o chi si avvicina all'ipnosi ha già anche altre passioni e molto spesso già si esibisce con altre cose. Quindi il consiglio è di mettere un piccolo blocco di Certo. ipnosi, anche finta, all'interno dello spettacolo, giusto per prendere confidenza con quella sorta di grammatica scenica, no? Sì, Perché la cosa interessante che io ho visto, imparato anche a fare uno stunt di finta ipnosi, totalmente finta, anche i lavori di Fraser Parker piuttosto che Peter Turner, no? Che certo. comunque ti aiutano stranamente a entrare in quella, ripeto, grammatica. A imparare il dialogo ipnotico, anche se in realtà non lo stai facendo. E quindi poi ti aiuteranno ad avere credibilità, che abbiamo visto essere una delle cose fondamentali Certo, dell'ipnosi. autorevolezza, la credibilità sono È veramente, tutto, veramente ragazzi, cioè è veramente importantissime. tutto. Voi vi racconto questo episodio Vai. per darvi un metro. Eravamo in un locale, tu tra l'altro sei venuto in quel locale a Novara, un locale molto, quella birreria molto particolare, Sì. che diciamo io bene o male, soprattutto i prestigiatori che fanno un po' i fighi, li porto sempre lì quando vengono a fare la conferenza a Novara perché è un bel battesimo del fuoco, no? È come quando vai con Alain Iannone a Roma nei locali dove lavorava lui, cioè se riesci lì ti fai una bella sforzatura. E niente, c'erano dei ragazzi, tre o quattro, amici tra di loro, e uno mi conosceva come mago e ipnotizzatore, e mi chiede come si dice, di ipnotizzare un suo amico, no? Però io ero lì nel bar, io non avevo gran voglia, ma ero lì con un ragazzo che ha frequentato i miei corsi di ipnosi. Gli ho detto, guarda, lui è un mio allievo. A tutte e due fa comodo perché almeno lui si impratichisce e tu comunque vivi questa esperienza dell'ipnosi, ok? Questo ragazzo prova, il mio, chiamiamolo allievo, prova e non ottiene quasi nulla. Quindi il pensiero è il soggetto non è ipnotizzabile. Allora, niente, dico, guarda, provo io e ho provato un'ipnosi non verbale. In quel caso era tipo la fascinazione. Cosa vuol dire? Non dici niente, guardi il soggetto. 5 secondi fisso negli occhi, lo tocchi, questo cade ed è andato giù come un sacco di patate. Non avendo mai fatto niente, non, per terra, sul marciapiede sporco, era morto. Non avendo detto nulla, non avendo fatto niente. E sicuramente ha giocato tantissimo la credibilità
maestro, allora è uno bravo, figo, allievo, ma Lido Retta non Lido Retta, no? Certo. E lo racconto questo episodio per tirarmela, assolutamente non me ne frega niente. No. Ma è proprio per dimostrare, ed è successo fisicamente, che molto spesso è tutto quello che succede prima che aiuta a creare un percorso mentale nel soggetto, che è molto più importante, appunto, tutta questa cosa, piuttosto che l'induzione in sé. Molti mi chiedono di spiegare induzioni sempre nuove, ma tutto può essere induzione nel momento in cui il soggetto è entrato in quello stato mentale. Certo. Sempre tornando sul discorso da palco, uno dei testi che consigli, che io poi tra l'altro ho tradotto anche in italiano, di Cassidy, sull'ipnosi da scena, no? Assolutamente. Tutta questa parte dedicata proprio alla, addirittura anche alla musica da mettere prima del, dello sì, show. Sì, tutto, quindi, tutto aiuta. ci crediamo che ce l'hai. sì, no, era solo per far vedere ai ragazzi, ma vabbè, lo cercate, Cassidy. Vabbè, non so dove sia. Sì, comunque altro testo stra consigliato, assolutamente. Comunque sì, sono assolutamente d'accordo con te. Un altro, scusami, me l'hai fatto venire in mente, che secondo me è un altro gran testo per chi fa ipnosi da spettacolo, è quello di Chase, perché l'ho visto adesso, sì. Che è fatto benissimo, sì, no? Sì. Deeper and Deeper, secondo me è un altro... Straordinario libro. Straordinario. Senza dimenticare... quelli di Aroldo, assolutamente, che sono in italiano, Lattarulo, che anche quelli... Aroldo ne ha fatti due, sì, l'ultimo uscito da poco, quello è il primo. E il secondo anche quello, guarda, è qua da qualche parte, ma dovrei cercarlo. Ad ogni modo, Diego, ci hai fatto fare un bel viaggio attraverso un sacco di libri, un sacco di piccole finezze che... secondo me per un video di questo tipo, per il mio canale, possono veramente dare tanto a chi magari vuole avvicinarsi. Ecco, ma spero, nel mio piccolo. Io insisto ancora, veramente non trascurate l'idea di acquistare il corso di Diego, in descrizione metterò i link, perché l'ipnosi è purtroppo, tra virgolette, rispetto magari ad altre arti, ha forse un pochino più bisogno di vedere il performer in azione, quindi magari con i tempi, con un timing di un certo tipo, l'inflessione della voce, oppure come il performer gestisce le persone, eccetera, eccetera. Ecco, quindi un videocorso può essere, a parte poi anche i video che ha consigliato Diego di Anthony Jacquin, che però purtroppo sono in inglese, quindi c'è lo scoglio della lingua per chi non la conoscesse, il corso di Diego ovviamente in italiano, e può essere veramente un bel trampolino di lancio per chiunque voglia buttarsi in questa. Anche perché secondo me c'è più gente inizia a far vedere l'ipnosi live fatta in un certo modo, cosa intendo per un certo modo? Togliendo la parte appunto kitsch, quanto sì, è divertente uguale, no? Ma magari anche un po' sottolineandone gli aspetti importanti per la persona, no? Cioè, certo, questa far vedere la capacità della mente, bla bla bla, senza diventare una conferenza scientifica, ma certo, mettendoli sotto un'altra luce, secondo me contribuirà, più gente lo farà, a far cambiare la percezione della massa verso il discorso ipnosi, e di conseguenza magari aprire un po' quella botolina di cui si parlava prima e dare spazio a chi porterà magari uno spettacolo di ipnosi da palco fatto secondo un po' la linea più moderna, no? Certo. Stile, prendiamo gli americani perché sono tanti, però stile americano, cioè spettacoli andatevi a vedere, che ne so io, adesso mi sfugge il nome, quello di Las Vegas, Savard. Esatto, Savard. Sì. Savard, che è divertentissimo, lui a volte è filo trash, però ha delle cose relativamente soft che ti fanno piegare dal ridere senza andare a mettere a disagio le persone, che certo, poi è sempre relativo. Certo. Perché poi sappiamo che i soggetti ne escono comunque arricchiti.
Certo. È un po' come lo spettacolo di Francesco Scimemi, no? Uno potrebbe dire mette quello culo all'aria sul tavolo e l'infilza col procione tutto, ma in realtà poi è la prima persona che ne esce arricchita. Certo, sì, spesso Francesco stesso dice che sono proprio quei primi che vanno a fare i complimenti dietro le quinte, no? Quindi è tutta una questione di percezioni, è tutta una questione strana, perché spesso non è anche uno spettacolo così molto borderline come può essere quello di Francesco, non è solo per come appare, no? Ma è qualcosa di più. Vabbè, c'è un dietro, un Vabbè, lavoro che... dietro c'è un lavoro abominevole, lo sappiamo, è incredibile. Sia io che te conosciamo tanti mentalisti che Sì. Certo. fanno anche ipnosi, sono interessati all'ipnosi, tanti, però pochi tu li vedi fare ipnosi, Sì. effettivamente, no? Sì. Ma, non, non, cioè, ma anche sporadicamente, raramente li vedi fare ipnosi. L'ipnosi penso che sarebbe fantastica da sposare col mentalismo. Io nelle mie esibizioni, che ormai si sono rarefatte in una maniera incredibile, causa virus e altre cose, però stavo inserendo sempre un pochino di più, no? Il discorso della suggestione dell'ipnosi in certi frangenti, ed è una cosa che funziona a meraviglia, perché è proprio il contesto perfetto, quindi voglio dire. Chiunque si occupi comunque di mentalismo sarebbe un peccato se si perdesse l'opportunità di approfondire il discorso ipnotico, perché non può che giovare al repertorio, ma poi anche alla propria crescita personale, un'arma in più che ha nel proprio bagaglio che può essere utilizzata. Ecco. Quindi, Diego, guarda, io ti ringrazio tantissimo per il tempo che ci hai voluto Anche a me, ecco, dedicare. grazie a te per l'invito. Veramente una figata pazzesca e sono convinto che veramente tutti gli amici di Mystery Academy troveranno delle piccole perle tra le righe di quello che ci hai raccontato. Grazie davvero di Lo cuore auguro. e la prossima volta quindi a questo punto parleremo di pickpocket o di qualsiasi altra disciplina di quelle che tu conosci bene perché Volentieri, ben ne sa una volentieri. più del diavolo. Ciao Diegone! Ciao, A grazie, presto! grazie Ciao a chi caro! guarderà il video. Alla prossima! Ciao.